Ben ritrovati, un saluto a voi tutti. Appuntamento come ogni giorno, dal lunedì al sabato, con Liberamente Parliamone. Poco prima delle 16 fino alle 18 e, in caso di necessità, andiamo avanti per qualche altro minuto. Grazie di essere sintonizzati con l'emittente televisiva Telemaig 97 del digitale terrestre per quanto riguarda la Puglia, 884 Basilicata e Calabria. Il numero telefonico a vostra disposizione è 351-9319-265 per inviare qualsiasi commento anche tramite WhatsApp, oppure poter intervenire in diretta solo in voce. E perché no, anche qualche videochiamata è possibile farla. Dipende da voi. Se siamo già collegati con l'ospite, naturalmente non possiamo aprire la linea telefonica all'esterno perché diventa incompatibile con l'intervista, con il collegamento che già è in essere. Vi ringraziamo quindi di essere sintonizzati con noi, di seguire la nostra programmazione e dei messaggi che inviate anche attraverso la posta elettronica telemag@chiocciolibero.it. Il nostro programma poi viene trasmesso anche in replica nella stessa giornata, in fascia serale alle 21 circa ed il giorno dopo alle ore 13 o qualche minuto prima se la durata del programma è stata più ampia rispetto al canone 16-18, insomma alle 2 ore per intenderci. A breve ospiteremo degli artisti, degli autori, dei protagonisti delle nostre comunità, coloro i quali magari sì potranno partecipare anche alla corrida a livello nazionale, ma che al contrario di alcuni soggetti comprendono, sanno e fanno in modo che la realtà locale possa essere sempre più un punto di riferimento per renderla più importante, per valorizzarla, per farla crescere. E questi sono i veri artisti di una comunità che non hanno interessi economici, che non fanno i conti con gli scontrini fiscali e che quindi che fanno? Ricevono il riscontro, si cibano e crescono grazie a coloro i quali seguono, applaudono, li ringraziano per quello che fanno. Insomma, non ci vendono un prodotto, ma ci danno la loro arte. E noi gli siamo grati e come emittente televisiva locale vogliamo dargli il giusto spazio e portare alla vostra attenzione i loro versi, le loro note musicali, coloro i quali sono riusciti a comporre e anche, perché no, chiedere chi è stata la loro musa, a chi si sono ispirati, cosa hanno partorito in questo particolare periodo del coronavirus, visto che si è stati costretti a stare a casa se non si lavorava per motivi sanitari. Un coronavirus che ci avrebbe dovuto insegnare che la prudenza non è mai troppa, ma non è stato così per alcuni. Ci avrebbe dovuto insegnare che quando c'è un male oscuro perché non lo conosciamo, è invisibile perché non lo vediamo e che fa tanti danni, vedi le morti e gente che va a finire purtroppo fino alla rianimazione intubata, ci avrebbe dovuto insegnare che rispettare l'altro è più importante delle proprie voglie, del proprio egoismo, ma per alcuni non è così. Ed ecco che, come per provocare, avevamo annunciato qualche giorno fa, la settimana scorsa, avevamo visto questi polli, queste galline, questi animali che uscivano dal recinto, e così è stato per alcuni. Solamente che quelle galline, quei polli, quegli animali non facevano nessun danno, se non ai terreni colti di quell'area.
In questi casi, invece, parlando di coronavirus, specialmente gli asintomatici potrebbero creare gravissimi danni e inconsapevolmente far finire in ospedale qualcuno. Questo è vero e proprio egoismo che insieme alla superficialità e alla deficienza creano grossi problemi. Al termine della trasmissione manderemo in onda una conferenza stampa che è stata organizzata ieri, venerdì 8 maggio, presso il Palazzo di Città del Comune di Acqueviva delle Fonti. Ha iniziato la conferenza il sindaco Davide Carlucci e poi a seguire gli interventi di alcuni medici. Chi in rappresentanza dei pediatri, chi in rappresentanza di quei medici di famiglia, chi poi ha dovuto rappresentare quello che significa accudire e rispondere alle esigenze di pazienti Covid-19, ossia il dottor Vito Del Monte, che è direttore di quella rianimazione dell'ospedale Miulli, di questo centro di eccellenza della sanità pugliese, non solo, che poi vedono in realtà la sofferenza di coloro i quali giungono in rianimazione. E allora questa conferenza stampa, che dura poco meno di un'ora, non è pesante, perché uno potrebbe pensare un'ora è pesantuccio. No, invece è molto dinamica perché gli interventi sono diversi, perché parleranno anche la dottoressa D'Adamo, il dottor Romanelli, il dottor Saldutti, il dottor Rabatecola, Ventura, insomma, diversi medici. E anche il dottor Del Monte, che vi avevo già annunciato, a chiusura dei lavori, poi l'assessore ai servizi sociali che saluterà noi tutti e ricorderà un aspetto così, che potrebbe sembrare così superficiale, a cui molti sfugge, di cui noi tutti potremmo perdere la relativa importanza, ossia come indossare la mascherina, prima di tutto l'indossarla, il portarla, indossarla, perché uno potrebbe dire indosso le scarpe, sì, perché le metto ai piedi, porto le scarpe, sì, le porto in mano. E così con la mascherina, non si deve portare la mascherina, si deve indossare la mascherina. Bene, ha fatto l'assessore Pasquale Cotrufo a concludere la conferenza stampa ringraziando tutti i partecipanti e facendo riferimento a questa cosa che sembrerà, questo aspetto che sembrerebbe superficiale, la mascherina, invece non lo è, perché può salvare molte vite la mascherina, oltre alla distanza da tenere. E mi ha fatto piacere constatare che quanto era stato detto nel corso delle nostre trasmissioni, e proprio ieri pomeriggio, fosse stato un filo conduttore della stessa conferenza stampa. Quindi alle 18 circa, mi raccomando, seguiteci, continuate a seguirci perché potrete avere informazioni importantissime. Il virus è ancora tra di noi, dove? Non lo sappiamo. Quanti sono questi virus? E chi lo sa? Sono invisibili. Come facciamo a scansarli? Sappiamo come prevenire, ma non come fare a scansarli. Possiamo solamente attenuarli, possiamo solamente tenerli distanti, ma non possiamo scansarli. Magari ci passiamo sopra con le nostre scarpe e con le nostre mani. Per cui il virus ancora c'è. Finiamola di andare a passeggio come se fossimo dei gruppi e fossimo a Pasquetta. Certo, non tutti fanno questo, ma diversi. Tant'è che ricevo le segnalazioni che a breve vedremo. Allora io direi subito di collegarci con chi? Con Anna Larato, non appena sarà possibile, e intanto chiamiamo Giuseppe, che già abbiamo ospitato ieri,
Giuseppe Milella, perché abbiamo preso l'impegno di proporvi una poesia dedicata alle mamme, perché oggi dedichiamo lo spazio alle mamme, visto che domani si festeggerà la mamma, si festeggeranno le mamme. Giuseppe Milella ha scritto per le mamme che seguono la nostra TV, e non solo, naturalmente, per tutte le mamme, dei versi. Pronto, Giuseppe? Pronto, buona giornata, Gino, mi vedi, mi senti? Buon pomeriggio, dovresti abbassare leggermente l'immagine, così ti inquadriamo a mezzo busto, sei inquadrato a mezzo busto. Allora, mi devo alzare io? Così vai meglio, così va bene, bene. Sto a me. Mi raccomando però, man mano che ci reciterai la poesia, non andare più giù, perché altrimenti rischiamo di non vederti più. Resti sempre... Rimango immobile. Immobile. Come va, tutto bene? Benissimo, e da quelle parti che si dice? Abbastanza bene, no, si respira una buona aria, hai preso il caffè, io ne ho presi 3 o 4 quest'oggi, perché ieri ebbi un'ispirazione felice, che mi è successo da ieri sera. Lessi la poesia sul contadino, e allora io nel cortile di casa c'ho un albero di limone, e allora ho voluto un attimino innaffiarlo, potarlo, e siccome sono allergico al polline, graminacei, queste cose qua, e ho passato quasi una notte insonne per via dell'allergia, ecco. Però comunque, insomma, è stata una cosa fatta con amore, con una buona volontà. E avendo passato la notte un po' insonne, ho dovuto bere qualche caffè in più, ecco, diciamo così. Quindi hai la fortuna di godere del profumo del limone. Sì, è molto buono. Poi quest'anno mia moglie ha fatto un ottimo limoncello, abbastanza forte, corposo, rigido, perché comunque si sente proprio l'aroma del limone genuino, proprio di quello appunto non concimato, trattato, proprio è un albero singolo, dunque è un qualcosa di genuino, appunto. Bene. Proprio la terra. Ci fa piacere, ci fa piacere. Cosa hai preparato per noi, Giuseppe? Sì, allora io vorrei leggere con grande piacere, con emozione, perché appunto l'ho scritta appositamente per Telemag, e una piccola dedica personalissima per tutte le mamme, per la mamma in generale, per la figura della mamma. Non è una poesia sdolcinata, una poesia che parte in maniera molto dolce e però poi tratteggia i lineamenti della figura della mamma, perché nel senso che la mamma è la mamma, è un'essenza unica e dunque comunque nel corso della vita ci accompagna nei bei momenti e nei momenti, in particolar modo quando si è giovani, e nei momenti in cui ci sono dei piccoli, diciamo, delle piccole divergenze. E lei però è sempre lì, presente con noi, anche se magari dice una parola in più o magari sente una parola in più da parte del figlio, però l'amore della mamma e per la mamma deve essere sempre. Allora, costante nel nostro animo ed è presente sempre nel suo cuore. Allora, la poesia si intitola La mamma e la leggo. Si sente bene innanzitutto? Benissimo. Perfetto. Allora, la mamma. Io non mi sposto. La vita è un dono, un regalo prezioso da preservare, rammentare per sempre nel cuore e per noi. La prima immagine, dinanzi a questa meraviglia, è il tuo volto amorevole, intriso di dolcezza ed armonia. La mamma. In uno spazio indefinito, riposto nell'animo, dove non esiste il tempo che
che inevitabilmente scorre e che passa. Nessuna barriera o distanza. Loro custodiscono intatta nello sguardo la bellezza più vera, quella delle mamme. Nella tua essenza, con naturalezza, è presente il coraggio e la passione, la pazienza e quella forza interiore per donare tutta te stessa, sempre con generosità, come un semplice gesto d'amore. La mamma. Sono piccoli frammenti di stelle, lucenti e splendenti nel cielo, che illuminano il nostro cammino, come tante piccole rose colorate, e fondono il loro profumo, senza pretendere alcun riscontro, se non un bacio o un semplice sorriso. Le mamme, ed anche se qualche ruga comparirà sul tuo volto, o una lacrima potrà accarezzare il tuo viso, nasconderai nel cuore anche la pena più dura, per donare ai tuoi figli gioia e lucentezza, al di là di ogni divisione o differenza, con tutto l'amore dal profondo dell'anima, nel tuo essere, al di là di ogni cosa, semplicemente una mamma. Questa è dedicata a tutte le mamme e dunque ho tratteggiato la figura della mamma come un faro nel corso della nostra vita, che comunque, nella parte finale, tiene nel suo cuore un dolore magari per non farlo, per non far del male ai propri figli, al proprio figlio, o anche magari che cerca un equilibrio tra i vari figli, diciamo, presenti nell'ambito della famiglia. Ecco, la mamma io penso che sia l'ago della bilancia per l'equilibrio di una famiglia, ecco, non è un discorso che estrapola il discorso maschilista, femminista, cioè è un proprio la figura della mamma è comunque una figura di equilibrio, ecco, perché ha quel senso materno insito nel suo animo, nel suo cuore. Ecco, questa è una piccola dedica per tutte le mamme, insomma, umile dal mio cuore, ecco. Grazie. Spero che sia piaciuta. È piaciuta, a me è piaciuta, grazie. Quindi sono convinto che a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Poi d'altronde vediamo, Italo dice che gli è piaciuto. Ha battuto, ringrazio Italo. Italo ha già risposto. Affetto. Ecco, poi naturalmente grazie. Ci saranno altri che daranno scriveranno il loro commento. Sì. Ma quando dei versi vengono dal cuore, non possono che sì. Piacere. Giuseppe, quindi questa ti ringraziamo di questa sorpresa, soprattutto perché l'hai scritta e quindi l'hai dedicata alle nostre amiche, quindi sì, era sì, inedita sì. Questa poesia. Sì, nuova, proprio scritta 2 o 3 giorni fa, ecco, l'ho detto, l'ho voluta scrivere appositamente appunto per questa festa, ma appositamente per leggerla a voi, con un grande... perché magari c'è chi scrive poesie più belle, migliori, più, però comunque l'ho scritta veramente con tutto me stesso, con il cuore, proprio per questa piccola ricorrenza, perché poi d'altro canto comunque la festa della mamma deve essere ogni giorno. Io dico sempre che determinate ricorrenze, che ne so, l'anniversario di matrimonio, il compleanno, il giorno della memoria, le giornate, l'onomastico, la festa della mamma, sono eventi che comunque devono essere, il pensiero ci deve essere quotidiano, non è che deve esserci una facciata solamente per quel giorno e poi gli altri giorni poi arrivederci e vai. Cioè il rispetto, il ricordo, ecco, ci deve essere sempre. Domani è un giorno bello, un giorno in cui si ricorda la festa della mamma, si festeggia la festa della mamma, e appunto, però il rispetto ci deve essere sempre, ecco. Nel corso della vita ci possono essere momenti di incomprensioni, momenti di smarrimento, di divisioni, però comunque l'importante è che si sappia che si è vicini tra madre e figlio o tra madre e figlia, tra genitori. Questo rapporto
ci deve essere sempre questo rapporto di vicinanza e ne sono convinto con tutto me stesso. Tu figlio unico? No, no, io ho due fratelli. Tre Io sono. maschietti, quindi? Tre maschietti? No, allora no, io sono. Allora, sono un fratello e una sorella, Ah. dunque, io sono quello che è nato prima, ecco. Mia madre è vedova e dunque ci siamo trasferiti ad Acquaviva. Da quando morì mio padre, dal 1979. E dunque domani è pure la festa di mia madre, naturalmente, come la festa di mia moglie, perché è la mamma dei miei due tesori, dei miei due figli, Angelica e Andrea, mia moglie Angela. Dunque, come la festa di mia suocera, perché è la mamma di mia moglie, è la festa di tutte le mamme e sono veramente felice che. E mi auguro che possano festeggiarlo in serenità, ecco, in armonia. Questo è nei limiti del possibile, nei limiti delle divisioni familiari, nei limiti del Covid, nei limiti della salute. L'importante è che venga festeggiata in armonia e in serenità. Questo è l'importante che mi auguro, ecco, dal profondo del cuore, in tutti i Tra contesti. gli altri che ci stanno seguendo c'è anche Francesco che si complimenta, a cui è piaciuta tanto la Grazie, poesia. grazie veramente. E io, se è possibile, Gino, se è possibile, Sì. visto che ci sono tanti amici che ci seguono e che spero che apprezzino, se era possibile, volevo leggere una poesia dedicata all'amicizia, se è possibile, se no Sì. magari, se capita, la leggo in un altro momento. Non è lunghissima come il contadino, come magari questa. Come devo dire, è un omaggio per l'amicizia, ecco, Il e, se titolo? vuoi la tavolozza dell'amicizia. E questa è una poesia che qualcuno mi rimproverò che quando ho pubblicato il libro, mi rimproverò bonariamente, diceva Giuseppe, tu quando nel libro dovresti scrivere che questa poesia è stata premiata in questa circostanza, questa perché non si sa. Mi auguro di avere la possibilità per un'altra pubblicazione. Questa poesia che vorrei leggere, con il tuo permesso, è stata premiata un paio di anni fa al premio Galatone e ho avuto Galateo a Galatone. E ho avuto il grande piacere e privilegio di essere premiato dal direttore di Rai Vaticano, Massimo Milone, il quale diciamo ai margini della premiazione ha fatto i complimenti personalissimi per questa mia lirica. Ed è una poesia, si titola La tavolozza dell'amicizia, che è ricollegata ai tempi che stiamo vivendo, nel senso che l'amicizia non è quel sentimento, quel legame che tu con l'amico ti devi vedere ogni giorno. O ti devi sentire quotidianamente, quel rispetto, quell'empatia ci deve essere, anche se tu ti vedi con una persona, con un amico, anche dopo un anno, perché c'è sempre, io faccio un esempio, Gino, banale, io con te, ecco, faccio un esempio perché siamo noi due, perché non mi sembra corretto di parlare di persone che sono assenti. Con te Sì. non mi vedo da un po' di tempo, però quello è come se io non mi vedessi, cioè che, come con te, se mi vedessi da ieri, perché riesco a parlare con quel rispetto, con quell'amicizia, con quella stima, che non ha necessità di essere ingaffiata quotidianamente, ecco, perché è un sentimento che c'è, come del resto magari con altri amici, con altre persone. Non so se mi sono riuscito a spiegare nel mio concetto, ecco. Sì, beh, molto bene. Allora, la poesia è la seguente, la tavolozza dell'amicizia. La leggo permettendo il filo dell'auricolare. La tavolozza dell'amicizia. Ricordo ancora la varietà di colori, adornare quella tavolozza. Sfumature, gradazioni, ornare la fantasia.
ma a dispetto delle differenze, il tocco attento e delicato del pittore riesce ad amalgamarli, forgiandoli, sfumandoli, preservandone l'essenza. Colori caldi, colori freddi, volano liberi, così diversi ed eterogenei, mischiandosi, unendosi, incontrandosi, creando uno splendido affresco, caratterizzato dalle cromie di un arcobaleno, dosate dalla sapienza e pazienza del pittore, creando un quadro unico ed armonico, dove l'essenza delle varie anime rinasce da un incontro, di una gioventù senza tempo, ed anche se la lucentezza dell'affresco potrà sbiadire con l'inevitabile passare degli anni, intatta permane la sua bellezza, grazie alle amorevoli pennellate di quel pittore. E quel pittore è il nostro Signore, insomma, volevo... Questa ha una... 30 secondi, questa è una poesia che ho scritto in occasione... Mio figlio qualche anno fa faceva la quinta, ora fa la terza media, farà gli esami di terza media e dunque è un periodo particolare per lui come tutti quanti gli studenti, perché sono costretti a fare questi esami, queste lezioni online. Dunque complimenti ai vari docenti, professori e anche ad alunni che si stanno, diciamo, barcamenando in questa nuova esperienza online, molto difficile. Stavo dicendo, quando alla fine del quinto anno di scuola elementare, sai che si fanno le cene, i saluti con i professori, allora magari voglio scrivere questa piccola poesia in omaggio ai professori, agli insegnanti di mio figlio, perché praticamente io li vedevo come dei pittori che sono riusciti ad amalgamare, diciamo, diverse essenze, diverse anime di questi ragazzi. In effetti all'inizio, al primo anno di scuola elementare, erano, diciamo, ognuno eterogenei, cioè erano, come devo dire, un'entità a parte, una dall'altra, mentre invece alla fine dell'ultimo anno, al quinto anno, riuscirono a diventare un gruppo unico, compatto. Questo appunto grazie alla mano sapiente dell'insegnante, insomma, che ricordo con molto affetto. E dunque ricordo con grande piacere questa bella circostanza. Poi ha fatto parte del libro, è stata premiata, eccetera, eccetera. Insomma, mi ha fatto molto piacere. Naturalmente io, Giuseppe, non aggiungo nulla, perché la cosa migliore è che ognuno dentro di sé vada ad approfondire e ad ascoltare quelle emozioni che suscita la tua poesia. Sì. E sì, la cosa più bella è ascoltare proprio i versi da parte di chi li ha scritti, perché chi meglio dell'autore può far emozionare chi ascolta, insomma, dare la cadenza giusta. Sì, hai detto benissimo, Gino. Io ti dirò, allora, per me scrivere è un qualcosa, non è in confidenza perché sto parlando in televisione, per me scrivere, e sto oltre che parlare a te, per me scrivere è un qualcosa che mi fa uscire determinate ansie, determinati dubbi, determinate sentimenti, è come un discorso di terapia, è quello che dico, quello che penso. Ognuno di noi in un momento di abbattimento deve sfogarsi attraverso un qualcosa che gli piace. Può essere la scrittura, può essere lo sport, può essere la cucina, può essere la pittura, quello che un qualcosa di positivo che faccia allontanare i cattivi pensieri. Ora, io cerco umilmente di scrivere determinati versi, ma l'importante è che riesca a trasmettere un'emozione al cuore dell'ascoltatore o di chi legge. Però ancora più importante dell'emozione, perché l'emozione dura il tempo di un giorno, ma è che debba far scaturire, come ho già detto in passato, come dico sempre, una riflessione. Perché io credo che attraverso la poesia, attraverso un quadro, attraverso un qualcosa che ti faccia, uno strumento che ti faccia riflettere, noi possiamo piano piano riuscire a far migliorare la nostra società, perché stiamo vivendo veramente tempi, a prescindere dal discorso del Covid, stiamo vivendo tempi irreali, tempi veramente dove noi viviamo
e tu lo sai meglio di me, Gino, dove si vive in ritmi frenetici, di corsa, dove non riusciamo manco a parlare con la persona che ci è vicino, dove i sentimenti sono superflui, ieri stavo momentanei, sono effimeri. Ieri ti stavo facendo l'esempio che non esistono più, non si parla più delle vittime del Covid perché siamo solamente numeri, ma si parla del discorso, di altri discorsi, diciamo, dell'economia, giustamente. Ma i sentimenti, le emozioni, come diceva il Bauman, sono massificate perché non, ognuno, cioè, ognuno di noi si comporta in maniera, come devo dire, conforme a quello che è, la vita, il comportamento dell'altro. Invece noi dobbiamo riapproparci della nostra individualità attraverso appunto la riflessione. E io spero che questo momento di, come devo dire, che in Culturale? cui siamo in casa, forzatamente, sia stato uno spunto per poter, riflettere, per essere migliori. Ho dei dubbi, però la speranza è sempre, posta nel cuore, insomma. Giuseppe, Mimmo ti saluta. Lo saluto con affetto, gli Rina, no, non faccio. so se gli hai regalato la bottiglia di limoncello a Mimmo, ma ti saluta comunque con affetto. Grazie, 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 grazie. Ecco. No, 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 no. Mia moglie lo ha, come devo dire, Produzione riservato per. limitata, cos'è? Sì, produzione limitata, ecco, di solito le E produzioni devi limitate migliorare la produzione, qualche sono bottiglia in più, migliori, ecco. perché è più, e tu l'hai detto adesso a Telemike, e lo sai quanta gente è incuriosita, vorrebbe assaggiare. Ora devi aumentare la produzione per il prossimo Va anno, bene, per il va prossimo bene, va anno. bene. Ecco. L'operazione che ho fatto ieri al limone, all'albero di limone, spero che sia servita per far aumentare la produzione, ecco, Ce nonostante. l'auguriamo anche noi. Va bene. Mimmo ti saluta quindi. Rina dice che sei, che è super la poesia. Grazie di Grazie, cuore, grazie. bellissima poesia. Mimmo Grazie ti di vero offre cuore. addirittura un bel fascio di fiori. Grazie tantissimo, Riccardo. Leonardo, anche a Leonardo piace. Domenico ci sta guardando. Enza dice bellissima. Ogni volta mi emoziono a sentire le tue poesie. L'amicizia è un Grazie, dono importante. E grazie, poi grazie. c'è anche Rossella e Italo che ti ho detto già prima, ti avevo salutato con una mano, adesso con un saluto più corale, più affettuoso. Grazie. Ecco, e allora Giuseppe, noi ci aggiorniamo la settimana prossima. Quindi tu Va bene, d'accordo. hai il tempo di mettere, di selezionare delle altre poesie da Va bene, proporci sì. la prossima settimana. Poi vediamo in quali giornate, in quale fascio Va orario. bene, con grande piacere. Io vi auguro a tutti quanti, voi un buon fine settimana, una festa, auguri per la festa della mamma, a tutte quante le mamme, e Sì, auguri a tutti quanti. poco prima delle 18, sarei ancora libero o impegnata la linea? E Non lo so, ecco, allora ci non. riproponi adesso la poesia dedicata alla mamma, Certo, la mamma, e ti certo. salutiamo, ti salutiamo, sì. Va Certo. bene, allora la posso rileggere? Va bene, allora questa è un mio. Mi rimetto gli occhiali perché comunque io, insomma, non vedo tanto bene dall'occhio sinistro. Allora, la poesia si intitola semplicemente La mamma. La vita è un dono, un regalo prezioso da preservare e rammentare per sempre nel cuore. E per noi la prima immagine dinanzi a questa meraviglia è il tuo volto amorevole, intriso di dolcezza ed armonia. La mamma, in uno spazio indefinito, riposto nell'animo, dove non esiste il tempo che inevitabilmente scorre che passa, nessuna barriera o distanza, loro custodiscono intatta nello sguardo la bellezza più vera, quella delle mamme. Nella tua essenza, con naturalezza, è presente il coraggio e la passione, la pazienza e quella forza interiore per donare tutta te stessa, sempre,
con generosità, come un semplice gesto d'amore. La mamma, sono piccoli frammenti di stelle, lucenti e splendenti nel cielo, che illuminano il nostro cammino, come tante piccole rose colorate, e fondono il loro profumo, senza pretendere alcun riscontro, se non un bacio o un semplice sorriso. Le mamme, ed anche se qualche ruga comparirà sul tuo volto, o una lacrima potrà accarezzare il tuo viso, nasconderai nel cuore anche la pena più dura, per donare ai tuoi figli gioia e lucentezza, al di là di ogni divisione o differenza, con tutto l'amore, dal profondo dell'anima, nel tuo essere, al di là di ogni cosa, semplicemente, una mamma. Grazie tante, grazie a voi. Un saluto anche da Domenico e da Giuseppe, grazie a te, grazie a te Giuseppe, buon pomeriggio, buon proseguimento a te e buona festa della mamma domani. Auguri alla tua mamma, ciao. Grazie tante, arrivederci e buona giornata. E a tua moglie naturalmente, a tua suocera. Però ci devi proporre anche la poesia alle suocere adesso, perché non vorrei... Questo una poesia per la suocera la dobbiamo preparare, per le suocere. Bene, va bene, dobbiamo preparare. Anche se pure le suocere sono senz'altro mamme, però ci vuole una per le suocere. Sono curioso di vedere, di sentire i versi. No, sai, di solito si dice che le suocere... Sono brave, allora di solito si demonizzano le suocere, invece sono brave. Sono brave. Ho una brava suocera, comunque molto... Quindi sarà una brava poesia anche. Va bene. Ciao Giuseppe, un saluto a voi tutti, grazie. Buona festa, grazie a te, ciao di queste tue poesie, la mamma e questa tavolozza dell'amicizia. Ci colleghiamo adesso con Anna, prima di passare all'altro artista. Grazie a voi tutti dei commenti, di seguirci anche su Facebook, Redazioni Telemaig, e a coloro i quali ci seguono sul canale YouTube Telemaig. Vi ricordo che potete inviare i vostri messaggi alla mail telemaig@libero.it. Pronto Anna? Pronto Gino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Hai visto, Giuseppe vi ha dedicato una straordinaria poesia scritta proprio per voi. Sì, io l'ho sentito, lo ringrazio, lui è sempre molto sensibile, le sue parole toccano il cuore e credo che oggi pomeriggio tutte le mamme in ascolto siano state felici di questo. Io voglio fare gli auguri alle mamme, a tutte le mamme che ci sono, che sono in ascolto, ma voglio fare gli auguri alla tua mamma, ad Adriana, perché mi lega un affetto particolare, è veramente un esempio di dedizione, come diciamo dovrebbero essere tutte, ma lo sono tutte, nei confronti della famiglia, dei figli, e poi anche perché quando si diventa sole nella gestione della famiglia per la vita, perché la sfortuna, perché la vita è così, queste mamme che portano avanti una famiglia da sole sono ancora più da festeggiare. Quindi il mio pensiero va alla tua mamma, ad Adriana la mamma, ma va a tante mamme che si sono trovate da un giorno all'altro senza un compagno, quindi sono doppiamente da festeggiare. Quindi questa è la mia riflessione, e poi tra tutte le feste, quelle di San Valentino, la festa, tutte le giornate, no, dedicate, credo che quella della mamma sia veramente quella giornata che ci vede tutti concordi, non lo so, è una giornata che, come ho detto prima, ci scalda il cuore. Fu
anche perché forse molto probabilmente ci riporta anche alla Madonna, no? Perché maggio è il mese mariano, il mese dedicato alla Madonna, alla mamma di Gesù, quindi secondo me è veramente una grande festa per tutte le mamme. E pensa che in Italia si è cominciato a festeggiare la festa, la giornata dedicata alla mamma nel 1956, poi le prime celebrazioni nel 58, con una messa che fu celebrata da Donatello Migliosi ad Assisi, che esaltava più il lato biologico che il ruolo legato alla religione, quindi anche questo è un dato importante. Bene Gino, questo lo dovevo dire, credo che insomma andava comunque detto e specificato che nel mese mariano, ci tengo a sottolinearlo, si ricorda la mamma, questa bellissima figura. Grazie Anna di queste belle parole. Grazie anche a Marco che ha scritto prima mentre ascoltavamo nuovamente dalla voce di Giuseppe i versi dedicati alle mamme in ascolto, faceva i complimenti per la trasmissione e a Giuseppe per le bellissime poesie. E allora, adesso che facciamo Anna? Guardiamo un'immagine, andiamo al mare. Andiamo al mare. Andiamo al mare. Presto, andiamo... andiamo a Ginosa, andiamo al mare. Ah, andiamo a vedere. Tu sei andata al mare, questo di pochi minuti fa. Sei andata al mare tu, Anna? Sì, l'ho visto in cartolina, sì, ma non ci sono andata ancora. Ma non si può andare io, al mare. Siccome, lo ripeto, non uscivo da matto. Non si possono fare questi assembramenti, io non voglio far vedere l'altra foto. Ma perché si possono mettere le tende sul mare, secondo te, Anna? Ma quelle le ho viste a Ferragosto, le mettono sempre, sì. Ah, quindi anche in questo periodo si possono mettere le tende? No, in questo periodo proprio no, ho detto le ho viste a Ferragosto. Va bene, comunque non voglio rovinare la festa della mamma, nessuno, però ecco, questo è un errore politico che sicuramente è uno dei tanti fatti in questo periodo. Allargare le maglie e dare il messaggio sbagliato, come lo spot del Ministero della Sanità che sta andando in onda in questi giorni ha un paio di passaggi che secondo me coloro i quali lo hanno realizzato, se sono esperti del marketing, non capiscono nulla, ma questo è un mio parere naturalmente, una mia opinione, perché quando si fa uno spot ministeriale non si possono lasciare aree oscure. È uno spot che lascia le aree oscure, in queste aree oscure si annidano che cose? I furbacchioni che evadono. E quindi c'è chi va al mare, chi va di qua e chi va di là, perché quello spot ti porta a pensare che lo si possa fare. Non tutto lo spot, ma in alcuni passaggi è molto equivoco. Ma non sta a me verificare questo. Ci sono tante autorità nel nostro Stato che mica vanno in vacanze nel periodo del Covid-19. Farebbero bene a controllare i messaggi che lo Stato lancia, perché a causa di questi messaggi poi ci sono i sindaci che devono correre ai ripari e costretti a fare gli sceriffi, Anna. Non so tu come la pensi, ma poi sono gli sceriffi che devono risolvere i problemi. E allora andiamo da un altro artista, perché oggi deve essere una puntata speciale, quindi alla base di tutto ci deve essere l'arte, dobbiamo essere contenti. Naturalmente qualche cosa di cronaca e qualche fatterello dobbiamo raccontare, non è che ci possiamo... Sì, dobbiamo colorare, no? Non è che ci possiamo... Buon pomeriggio. Buonasera. Prego, buongiorno. Mi ha chiamato lei, di che cosa possiamo esserle utili? Allora, possiamo essere utili di cantare una canzone a tutte le mamme. Sì, io prima di cantare questa canzone, siamo collegati, sì, con Martino Morgese. Siamo in Italia, sì. Ma Martino, siamo in Italia, scusami. Sì, sì. Non è che tu... in questo momento siamo in Italia. Non è che sei uscito, sei andato al mare, sei andato in montagna, stai a casa. No, non
si può circolare, io rispetto gli altri e rispetto la legge. Siccome vedo tanti colori, sembra di stare in Brasile dietro, vedo tanti colori. È la prima cosa che ho immaginato, il Brasile. La verità, non mo si vede. Sì, io vedo, si vede sempre, non ti preoccupare. Dicevo, ci sono tanti colori dietro. Che sono immagini di repertorio di quando hai fatto... Esatto. Ah, ecco, non sono attuali. Bene. E quindi, Martino, io ho ricevuto delle segnalazioni, Martino, che facevano riferimento a te. Sì. Dice che si sente più la tua voce ad Acquaviva che le campane di una chiesa. Ma dove canti tu, dici? Hai ragione, è vero. Hai detto la verità. Ma dove canti? Con il megafono? Dove ti... Dove canti? Io adesso sto da sopra a casa mia. Quindi vai tu in terrazza, vai a cantare? Il pomeriggio, quando? Beh, no, c'ho una piccola stanza e lì canto. E come fanno a sentire sul convitto, per esempio, le tue canzoni? Perché io sto al terzo piano. Ah, quindi in alto. Sto in alto. E allora giustamente si sente da tutte le parti. Ma qualcuno te l'ha detto, ti ha chiamato per dirti, Martino, ti ho sentito, ti ho ascoltato. Senti, dire la verità. Io non ho cantato per 3 giorni, sono venuto a reclamare. Perché non canti? Ah. E noi ti vogliamo sentire, ancora è successo qualcosa. Ma dietro. Quindi... A dire, stai attento che stai... E noi siamo contenti di te che ci tiene tutti i giorni a lei. Tu mi hai detto che vuoi dedicare prima di tutto una canzone alle mamme. Benissimo. Sì. Poi... e poi? E poi devo dedicare pure questa canzone per le mamme anche all'ospedale di Acquaviva, a quei poveri ammalati. Io voglio che mi sentano e si allentrano un poco, stanno un po' più rilassate, che qualcuno pensa per queste mamme. Li vuoi rallentare? Mamme, ragazze, li vuoi, li vuoi far compagnia e rasserenare con questa canzone delle mamme? Certo, certo. Quindi il titolo è dedicato alla mamma. Qual è il titolo? Mamma son tanto felice. Mamma son tanto felice che adesso... Perché ritorno da te. È così lungo il titolo? È così l'intestazione. Ah. Mamma son tanto felice. Ok. E adesso l'ascoltiamo. Non te ne andare, l'ascoltiamo, perché ti dobbiamo dare il voto. C'è Anna con me e gli amici che ci seguono. Complimenti per l'eleganza. E aggiustati la... Benissimo, ora è perfetto, sì. E adesso ti daremo il voto con tutti gli amici che ci ascoltano. Sei pronto? Qua abbiamo una giuria molto grande oggi. Va bene, grazie. Ascoltiamolo insieme. Sì. Mamma, son tanto felice. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel sogno per me. Mamma, son tanto felice vivere lontano, perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me e tu non sarai più sola. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore che ci sospira il mio cuore, forse non ci usano più. Mamma, la mia canzone più bella sei tu, la vita
e per la vita non ti lascerò mai più. Sento la mano tua stanca, cerchi ricordi d'allora. Sento la voce ti manca, la vita nanna d'allora. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere dal cuore, mamma. Solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me e tu non sarai più sola. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore che ci sospira il mio cuore, forse non ci userai. E per la vita non ti lascerò mai più. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore che ci sospira il mio cuore, forse non ci userà più, mamma, la mia canzone più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascerò mai più. Bene, abbiamo appena ascoltato questa canzone dedicata da Martino alle mamme. Anna, qual è bravissimo, il tuo voto? Posso fare un applauso, ci vuole un applauso. Bravo, bravo, che bella voce. Ma di professione fa il cantante, signor Martino. Hai sentito, Martino, di professione facevi il cantante, fai il cantante. Come mai questa bella voce? Non sapevo che tenevo questa voce, l'ho scoperto con la pensione. Così per caso, andando alla scuola della terza età, mi hanno sentito la voce, mi hanno detto che la voce è importante, è una cosa meravigliosa. E infatti, complimenti, lei avrebbe dovuto fare il cantante lirico con una buona scuola, educando la voce sicuramente sarebbe stato un grandissimo cantante. Comunque grazie per aver condiviso con noi questo suo dono, perché quello è un dono. Certo, certo. Quindi Martino... Io sto cantando la lirica. Sto prendendo la lirica, l'ho cantato già. Purtroppo in questo periodo le lezioni non si sono potute tenere. Allora, Martino, la prima canzone è piaciuta, i commenti sono positivi, hai ricevuto gli applausi. Coppe non ce ne sono perché non è possibile, non è un concorso questo, ma tutti siamo contenti di averti ascoltato. Sarà il prossimo giro, libertà, perché stiamo tentando di avere la libertà, e quella la possiamo anche cantare. Ma adesso che cosa ascoltiamo? Mamma, son tanto felice. L'abbiamo sentita, la prossima qual è? Libertà. Ah, libertà, scusami, libertà, non avevo inteso... Libertà sarà la prossima. Eh sì, adesso lo ascoltiamo, libertà, siccome io avevo un altro titolo qui in scaletta. Quindi, libertà, va bene. Sì. A chi la dedichiamo questa libertà? Sempre... a tutto il mondo, sperando che tutto va bene e cambia il mondo. Bene, ce lo auguriamo noi tutti, ascoltiamo insieme... Libertà di Martino Morgese.
Io vi parlo di un tempo che questo mondo non ha più valore, vi parlo da Monte Tre, dei fiori di lilla, sbocciati alla finestra della nostra stanza, colpa di speranza e di un gran amore. Pittore vuol dire poco da mangiare, ma lei non pianse mai la Bohème. La Bohème significava felicità. Sento la voce e penso.
Bene Martino, benissimo, bellissima canzone. Anna, ti è piaciuta? Bellissima sì, interpretazione. Un po' triste, devo dire, però ho detto la voce è molto molto bella, bravo. Complimenti da parte di Francesco. Dicevo, ma... Prego. Quello che riesco a fare sto pubblicando, a me mi piace sempre andare avanti e non indietro. Bravo. Bravo, bravissimo, questo è il giuso spirito. Ecco. Quanta Martino. Energia, va, ci fa piacere veramente. E te l'ho detto che la mattina scrivono, mi hanno scritto che si sente il suo cantare quando sale sulla in terrazza fino a chilometri di distanza, su convitto. Quindi è l'usignolo di Acquaviva, possiamo chiamarlo così. L'usignolo di Acquaviva? L'usignolo. L'usignolo, non lo so. Come ti chiamano gli amici per questa tua bravura nel cantare? Ti hanno dato un nome particolare? Per il momento, devo dirti la verità, c'è un dottore che mi ha detto, ma da dove sei uscito? Tu hai lavorato con me. E no, come mai sei diventato un cantante? Da operatore sanitario a cantante. Sì, sì. Dici, come mai? Come mai? Lui mi ha presentato tutta la squadra sua, dei dottori, medici e infermiere, che appena che finisce questo giro dobbiamo fare una festa e non deve finire più questa festa. Come vuoi, ho detto, dottore, per me non ci sono problemi. Comunque, secondo Francesco, che fa parte di un coro importante di Acquaviva, puoi unirti a loro, gli farà piacere. E tutti ti vogliono, Martino, ma tu sei impegnatissimo. Con la Sara, devo dirti la verità, sono impegnato, che ho dovuto fare una canzone a una bambina, una canzone di 50 anni, ho fatto io, a una signora di 80 anni, sto facendo anche le canzoni io. Quindi è un cantautore anche, Gino. Scrivi le canzoni, i testi li scrivi tu? Sì, li scrivo proprio io, sì, non ci sono problemi. Ma guarda che bravo, bravo. Bravo Martino. Io riesco a fare questo e te li devo mandare, te li devo far sentire. Sì, però... Queste cose. Però... Non ha... Oggi ho mandato una canzone a questa bambina che fa gli anni, non mi ricordo quanti sono, 2 o 3 anni, non lo so. È proprio piccola, è piccolissima. Piccola. Mm. E poi ho fatto le altre canzoni, così sto preparando le altre canzoni. Ma quando tu dici che me le vuoi far ascoltare, dalla terrazza, dal tuo studio, cioè... Come fai ad ascoltare? Adesso non si può, dobbiamo aspettare che il Covid tolga il disturbo, che ha dato già un po' troppo fastidio, Sì, sì, è vero, questo sta dando molto fastidio perché non posso... E la verità, mi stanno chiamando dalla Calabria che appena che si sblocca mi vogliono lì per cantare, ma ha telefonato una radio privata. E tutti i giorni vuole una canzone mia che la deve pubblicare in Calabria perché lì vogliono sentire la mia voce. Da quando hai partecipato a quel concorso Canoro tutti ti cercano in Calabria. Sì, sì, perché sono andato a un paese a cantare e la mia vita di Albano, alla fine il presidente mi ha detto due parole, ma Albano è tuo figlio? Io ho detto, com'è? Albano è tuo figlio? Mi ha fatto ridere. Certo. Ho detto, come abbiamo cambiato le cose, ho detto è mio fratello. Il tuo fratello. Hai detto sì, bene. È mio fratello. Hai fatto bene a specificare che è tuo figlio e che è. E tu non è che hai 140 sì. anni, sei giovane. Sì, sì, sono giovane. Poi sono andato in un altro paese a cantare, ho preso una coppa. Ho preso una medaglia, mi hanno fatto la festa con la torta, mi hanno accompagnato a casa. Adesso dobbiamo... è lì che hanno fatto. Ce l'hai raccontato questo fatto della torta, me lo ricordo. E quel paese
paese e sono 11.000 abitanti. Lo ricordo bene. Non mi lasciavano più andare a casa. Ho dovuto mettere una signora, mi ha detto io voglio la tua autografa. Ho detto senti non c'ho la penna, mi ha dato una penna stilografica, tu devi scrivere qui gli autografi che non c'è niente da fare, tu non te ne vai di qua. Io tengo la penna di questa signora. Ma te l'ha regalata, non penso che... Sono cose che veramente... Io non lo so. Scusa Martino, ti sei fregato la penna, ci facciamo conoscere anche fuori regione, o te l'ha regalata la penna? No, la signora me l'ha lasciata la penna, te la regalo. Ah, te l'ha regalata, meno male. Però devi mettere al fotografo, se no... Ho detto, va bene, tutti quindi... quelli che stavano davanti, che non mi facevano passare, volevano al fotografo, io l'ho fatto. Non ci sono stati problemi. E va bene, mentre invece in questo periodo dagli autografi siamo passati all'autocertificazione. Che dobbiamo fare? Purtroppo. E allora il prossimo brano qual è? Prossimo brano? Andiamo sulle stelle? Vediamo, io mi devo rendere conto perché nella mia testa... E luce van le stelle, E luce van le stelle. Luce delle stelle. Non lo vuoi far, non ce lo vuoi far ascoltare questo? Non ti piace? Io ho scelto questo, non so, non va bene? Luce delle stelle, sì. Luce delle stelle. È vero. Luce van le stelle. Sì, è vero, hai ragione. Senti Martino, i titoli li dobbiamo migliorare però, Martino. Non ho capito bene. Dobbiamo cambiare un po' i titoli, dobbiamo rendere un po' più armonici, più, come si dice, Anna? Come dire, più assonanti anche nel testo, nel nome, no? Adesso devo chiamare la mia mamma, voglio chiedergli, è piaciuta la canzone? Posso chiamarla? La devo chiamare, adesso la chiamiamo. Sì, chiama. Se mi risponde, pronto, mannaggia, è caduta la linea, mannaggia questi touch screen, bisogna togliere il touch a questi screen, sono touch rompi, linea occupata, è occupata, Anna, linea occupata. È linea occupata. Anna? È linea occupata, Martino, proviamo più tardi. Allora, ascoltiamo questo brano, andiamo sulle stelle. Sì. Scioglie dai veni
Bene, rientriamo in studio, Martino. E Ma questa va in onda, questa. questa canzone è l'ultima della nostra scaletta oggi, però a me Sì. hanno chiesto l'Ave Maria di Schubert, quando gliela possiamo far ascoltare agli amici? La L'Ave Maria. settimana prossima? La settimana Va bene, prossima? io ce l'ho l'Ave Maria, che è quella che ha cantato Albano. Per la settimana prossima la prepariamo. Va bene. Anna, vuoi chiedere qualcosa a Martino prima di No, io non collegarci? voglio chiedere nulla, voglio dire che insomma è molto bravo, addirittura fa anche queste arie da opera lirica, quindi veramente ha una predisposizione di voce eccezionale, complimenti. Capisco bene perché richiedevano gli autografi. Magari quando finirà tutto questo, come hai detto tu, li organizzerai tu, Telemike, una bella serata dove tutti lo potremo ascoltare. E quindi ci farà piacere ascoltarlo dal vivo. Complimenti ancora. E poi una cosa, magari facciamogli fare un augurio, l'ha fatto già con una bella canzone, ma anche così, un pensiero, un augurio per tutte le mamme, da questa bellissima voce del signor Martino. Grazie Anna! Allora Martino, i tuoi auguri alle mamme in ascolto. Sì. Cosa? Faccio gli auguri a tutte le mamme. Va bene così? E tu devi decidere che cosa vuoi dire. No, io ho fatto gli auguri a tutte le mamme e a tutte le donne, non è solo, e a tutto il mondo, per carità, non devo fare a uno sì e Ma all'altro domani no, è la festa tutto. della mamma, quindi alle mamme devo fare gli auguri. Eh sì, Certo, tutte le mamme. che gli ha già dedicato un bel brano all'inizio, Ho vero? sentito, bellissimo, lui Va l'ha bene, fatto con la musica, va chi l'ha fatto bene, con la poesia, chi l'ha fatto con la musica. va bene E adesso Martino. ascolteremo anche questa musica, questa canzone che tu hai proposto, Gino, e credo che anche quello sia un omaggio, La settimana prossima quell'altra, no? l'altra Va bene, per la la prossima. prossima settimana. Io vi ringrazio. Grazie a te Martino. A che ora domani c'è la canzone in terrazza? Io faccio alle 11 comincio e finisco alle 12 e mezza. Allora, nella mia strada che c'è quel che vende le mozzarelle. Va bene, è un negozio che vende mozzarelle, quindi dici, che è successo? Passa tutti i momenti. Ah. La gente si ferma a sentire, in mezzo alla strada, si ferma. Non vedono le persone, però sentono la voce, da dove esce, chi è, vanno chiedendo. Scusa Gino, chiedi, da quanto tempo fa queste prove? Da molti anni, da un anno? O dal periodo del Ascolta, Covid? io sono andato a scuola 2016-2017, sono stato da voi a cantare buon anno. Buon anno, eh. Ho Ma dal cantato Covid buon anno canta da sul voi. terrazzo o da prima? No, no, mai, mai. Io l'ho scoperto alla scuola perché il maestro Sì, ho mi capito dà, mi questo, le faceva. prove che fa sul terrazzo, le fa da molto tempo. No, in quest'ultimo periodo No! del Quindi il Covid. periodo del coronavirus, ecco quello Esatto, chiedevo. Sì! da 2 mesi a questa Ah, parte. bene, è una bella storia anche questa del coronavirus, del tempo del coronavirus, è una storia da raccontare. Esatto. Questo Sì, sì, canto, sì. che poi è stato anche lanciato, vero Gino? Si doveva cantare sui balconi, suonare, Sì, il ma signor lui. Martino ha Sì. aderito Ma perfettamente. lui è stato precursore della loggia, della terrazza, è Benissimo, infatti, altro bravo. stile, è vero? Anche Io perché. l'ho fatto anche dal balcone prima, si faceva freddo sopra, non poteva venire. Ah, L'ho quindi. fatto anche dal balcone. Ma dal balcone limitato, dal terrazzo. No, lo stesso. Ah. Mettevo alle 11 e smetteva alle 12 e mezza l'una. 2 ore,
È vero, allora sei, hai un repertorio più vasto dell'Usignolo, Anna, dobbiamo cambiare il nome. Sì. Peccato non poter essere spassata di lì, sarebbe stato molto bello aver, come dire, un passante per caso sente questa questo canto in un'atmosfera molto silenziosa. Sì, sì. Di questo Covid-19, sentire il bel canto sicuramente ha allietato i cuori di quanti in quel momento si trovavano di passaggio e quindi ha reso felici un po' di persone. Sì, è vero. Un bel po' di persone, perché arrivare fino alla circonvallazione, insomma, su Convitto, a Piazza San Francesco, significa che tantissimi quartieri hanno ascoltato la tua musica. Chiederemo anche a Nicola Gravina, perché anche lui... Lui sto in contatto con quindi ve le siete cantate tra lui mentre pitturava la... Sì, è un peccato che non abbiamo le riprese, le immagini, deve essere bellissimo. Che peccato. Mentre lui pitturava il balcone, la ringhiera, e canticchiava da una parte, tu invece... dal terrazzo, va bene. Ciao Martino, ti salutiamo, buon fine settimana. Se, un'altra cosa, sì. Io ho preso questa strada senza aiuto di nessuno, stai attento, è una cosa molto importante. Certo. Sì. Perché nessuno mi voleva aiutare, di qua, di là, che fai, che non fai, a voi non interessa quello che voglio fare io, voi mi dovete rispettare a me, che io canto. E io riesco, io ho cantato 4.000 canzoni dal 2017 adesso. Sono un bel po', certo, un bel numero. Grazie Martino, sono assai. Continua così e preparati per l'Ave Maria di Schubert. Va bene. Per la prossima settimana, grazie di questo tuo contributo. Buona domenica. Ciao, grazie Martino, grazie. Grazie. Ciao Martino, ciao. Ciao. E dobbiamo collegarci adesso con un'amica di Telemaig, perché dobbiamo sempre restare in tema, ma cambiare stile. Quindi dalla poesia al canto, dal canto a? Dal canto adesso vediamo, non posso svelare, anche un po' di sorpresa serve, un po' di suspense, un po' di sorpresa. Il tempo di collegarci, la tecnologia... Il ditino, le suonerie, spesso le suonerie sono spente. Ditino, però veramente bravo il signor Martino, Sì, sì, c'è bisogno di avvisare che sto chiamando con l'altro numero, io ho già fatto purtroppo, ma non mi risponde, evidentemente non riconosce il numero. Ma, e allora, manage, ma, diciamo... Parleremo di che cosa? Non so, potranno essere racconti, potrà essere una fiaba, potrà essere una lezione. Che cosa sarà questo appuntamento? Sicuramente in tema. Sicuramente non usciremo fuori tema, questo è poco ma sicuro. È impossibile con Pinuccia uscire fuori tema. Anche perché lei ha insegnato... a scrivere rispetto agli argomenti trattati e non si può uscire, lei non può uscire fuori tema, è impossibile. Va bene, buonasera Pinuccia cara, ti sto chiamando con l'altro numero, mi devi rispondere con l'altro numero, va bene? Pronto? Vediamo un po', riproviamo. Che dicono i commenti? Nessuno ha cantato?
nessuna pubblicità. Qualcuno mi chiede qui da me se c'è una ricetta per la festa della mamma, il menù, che cosa devono preparare, perché anche quel giorno... Abbiamo proposto in anticipo, con un buon anticipo. Ricordiamo che bella idea, no? La tortina. Quella della torta preparata. Bella idea. La tortina di Eustachio. Ci siamo collegati con Pinuccia. Ciao Pinuccia. Buonasera. Ciao, sono io. Scusami se ti chiamo Pinuccia, io sono abituato a chiamarti così, non so, ti devo presentarti. Sei un amico e dunque mi devi chiamare da amico. Grazie. E non con termini accademici che pur ci sono, ma ci chiamiamo semplicemente. Ecco, e basta ascoltarla pochi minuti e sentire la padronanza, il linguaggio, la cadenza per comprendere che stiamo parlando con una persona che ha dato tanto ad alunni e ai ragazzi. Dico bene, Pinuccia? Lo puoi dire. Ho dato tanti anni della mia vita, di me stessa, e l'ho fatto sempre con molta diligenza, con molta serietà e con vero intento. E sono in tanti a darti, a testimoniare questo e a ringraziarti. Ora Pinuccia, tu ci hai chiamato perché in questo periodo volevi dare un tuo contributo. Qual è la tua idea? Cosa ci vuoi proporre stasera? E siccome siamo in un periodo di revisione, in un periodo in cui andiamo a scartabellare, andiamo a trovare delle cose che da tempo non troviamo, non frequentiamo, io sono andata a trovare delle bellissime poesie, dei componimenti poetici molto belli che tempo fa ho trattato con i miei alunni e quindi so di che cosa parlo. Sono i nostri poeti e scrittori della letteratura italiana che non ha niente veramente da invidiare a nessuno per altezza di significato, per simboli, per approfondimenti, per amore per la vita, ecco, e per altri principi della vita. Ecco, per cui vorrei mettere in evidenza qualcuno di questi che io sono andata a riscoprire. A chi ci riferiamo? Vabbè, ho con me alcuni poeti, ho Edmondo De Amicis prioritariamente perché noi abbiamo ad Acquaviva una testimonianza di questo scrittore e poeta, no? Sì. Abbiamo il nostro monumentale edificio scolastico al centro della nostra cittadina. Qui io gli ho dedicato la preminenza. Ecco, declamerò una poesia di Edmondo De Amicis, molto conosciuta e molto bella, dedicato a mia madre. Prego, Pinuccia. Ti ascoltiamo. Posso? Prego. Allora, qualche piccola informazione, quindi Edmondo De Amicis nacque ad Oneglia nella Riviera Ligure e fu soldato, fu giornalista, fu... Purtroppo c'è un problema di connessione. La sua fama, naturalmente la sua fama è legata al suo libro per eccellenza, cioè il libro Cuore, dal quale tutti siamo passati e ne abbiamo, come devo dire, letto e approfondito le sue parole e i suoi insegnamenti. Ecco, ma egli fu anche poeta e quindi pubblicò una raccolta di componimenti che lui dedicò, ecco, con una struggente dichiarazione d'amore alla sua mamma. Ecco, e visto che siamo alla festa della mamma, ho preso questa in considerazione. La poesia si chiama A mia madre. Non sempre il tempo la beltà cancella e la sfioran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni e più la guardo e più mi sembra bella.
non ha un accento, un guardo, un riso che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando inchina il viso perché io le baci la sua treccia bianca. E quando, inferma e stanca, nasconde il suo dolor sotto un sorriso. Ah, se fosse un mio prego in cielo accolto, non chiederei al gran pittore d'Urbino il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei. Vorrei vedere me vecchio e lei dal sacrificio mio ringiovanire. Beh, non è struggente questa dedica. Bellissima, che bello! Mi ha riportato alla memoria questa bellissima poesia che ricordavo veramente, l'avevo nel cuore. Intanto è un piacere sentirla, io l'ho intervistata spesse volte con la sua associazione di volontariato Speranza. La saluto veramente caramente. Grazie per questa poesia. Benissimo, benissimo. Posso anche leggerne qualche altra? Certo, ti ascoltiamo. C'è una della scrittrice Ada Negri, sì, di cui avrei tentatamente sentito parlare, che fu scrittrice e insegnante anche lei, ed è considerata una delle più grandi poetesse italiane di sempre, addirittura. Nacque a Lodi nella seconda metà degli anni 800, una ragazza molto avventurosa, dalle mille sfaccettature, molto colta e popolare, socialista e molto patriottica. Insomma, una vera donna del suo tempo. Di Ada Negri ho un piccolo poema, diciamo, dedicato sempre alla mamma. Lo cerco. La mamma. La mamma non è più giovane e ha già molti capelli grigi, ma la sua voce è squillante, di ragazzetta, e tutto in lei è chiaro ed energico. Il passo, il movimento, lo sguardo, la parola. Basta. E adesso andiamo al nostro re della letteratura, che sarebbe Dante Alighieri. Il sommo poeta è chiamato così. Non poteva mancare in questa rassegna l'uomo che è per la poesia della lingua italiana uno spartiacque fra il primo di lui e il dopo di lui. Cioè lui introdusse la lingua italiana, fu il primo ad introdurre la nostra madrelingua, perché prima si parlava il ladino, si parlavano lingue regionali, ecco, diverse da regione a regione, da paese a paese, e lui le unificò e diede un'impronta unica. E non poteva mancare nella rassegna quel sublime, geniale, incredibile inno alla bellezza della madre. Quella madre celeste che racchiude la figura di tutte le madri del mondo, che è la celebre sequenza di endecasillabi contenuta nel suo volume del Paradiso, e dice così: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile, alta più che creatura, termine fisso di eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura mobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si riaccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi, meridiana face di caritate e giuso, intramortali sei di speranza, fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua distanza vuol volare senza me. E questo è il nostro caro Dante Alighieri, grandioso.
facendo un salto nel tempo, ecco, veniamo un po' a quelli un po' più vicini a noi, per esempio Marino Moretti, ecco, che fu un bravo poeta e scrittore, scrisse molti romanzi e scrisse anche delle poesie, amante delle cose umili e tristi, un po' tristi. Il suo atteggiamento andava tra l'umoristico e il realistico, quindi lui si barcamenava fra questi due estremi modi di vedere la vita in genere. Questa che si dedica alla mamma si chiama La parola più bella. Mamma, nessuna parola è più bella. La prima che si impara, la prima che si capisce che si ama, la prima di una lunga serie di parole con cui si è risposto alle infinite, alle amorose, timorose domande della maternità. E anche se diventassimo vecchi, come chiameremmo la mamma più vecchia di noi? Mamma, non c'è altro nome. Anche questa di Marino Moretti, molto umana. Ai nostri giorni è quasi al finire del secolo scorso, del 1800 e gli inizi del 900, troviamo l'importante scrittore Eugenio Montale, che nacque a Genova, fu poeta, scrittore, critico musicale e fu una delle figure più importanti nel panorama culturale italiano. Fu soprattutto grandissimo poeta del più in là, l'uomo alla ricerca del più in là, del significato dietro a ciascuna delle cose esistenti. Fu premio Nobel per la letteratura nel 1975 e morì a Milano nel 1981, quindi siamo quasi in contemporaneità con i giorni nostri. E intitolò questa poesia anche a mia madre. Ora che il coro delle coturnici ti blandisce nel sonno eterno, rotta felice, schiera in fuga verso i clivi vendemmiati del mesco, or che la lotta dei viventi più in furia, se tu cedi come un'ombra la spoglia, e non è un'ombra o gentile, non è ciò che tu credi, chi ti proteggerà? La strada sgombra non è una via, solo due mani, un volto, quelle mani, quel volto, il gesto d'una vita che non è un'altra me stessa, solo questo ti pone nell'Eliso folto d'anime e voci in cui tu vivi. E la domanda che tu lasci è anch'essa un gesto tuo, all'ombra delle voci. Ogni poesia, come vedi, dichiara sentimenti profondi, alternativi, fra il bene e il male, fra l'alto e il basso, perché queste anime tormentose, queste anime che compongono poesie, sono anime molto sensibili alla vita, agli avvenimenti, ne colgono proprio l'essenza, la base, la fonte, e quindi si aggirano tutti, si muovono tutti su sentimenti contrastanti. E nasce da lì la poesia, purtroppo, ecco. Da animi molto contenti non nascono, non sono mai nate belle poesie. E così. Parliamo adesso di Giuseppe Ungaretti, un altro contemporaneo, nato ad Alessandria d'Egitto nel 1988, quindi sono della seconda metà del secolo scorso, e morì a Milano nel 1970. Centro della sua poesia fu l'esperienza della guerra, che lo segnò profondamente, ma non gli impedì di scrivere questo intenso ricordo di sua madre, e la chiamò la madre. E quando il cuore d'un ultimo battito
avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedevo quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti, dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando mi avrai perdonato e ti verrà desiderio di guardarmi, ricorderai di avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro. Si vede che è più dei nostri tempi, Ungaretti, perché si somiglia di più al nostro costume. E un altro anche contemporaneo è Salvatore Quasimodo. Dopo Montale e Ungaretti non poteva non essere presente in questa rassegna parzialissima e priva di pretese anche Salvatore Quasimodo, l'altro grande classico della poesia italiana del Novecento, uomo e voce del Sud. Infatti lui nacque a Modica, in Sicilia, in provincia di Ragusa, nel 1901, quindi siamo proprio nel secolo Novecento. Vinse a sua volta anche lui il premio Nobel nel 1959 e morì a Napoli nel 1968. Anche lui non poteva non dedicare alla mamma qualcosa e Quasimodo dedicò lettera alla madre. Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, il naviglio urta confusamente sulle dighe, gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve, non sono triste nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno. Molti mi devono lacrime da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi come tutte le madri dei poeti, povera e giusta nella misura d'amore per i figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo. Finalmente dirai due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore, lo uccideranno un giorno in qualche luogo, certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce dell'Imera, il fiume pieno di gazze, di sale, di eucaliptus. Ma ora ti ringrazio, questo voglio, dell'ironia che hai messo sul mio labbro, mite come la tua. Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori. E non importa se ora ho qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro, tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi. Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà, morte di pudore, addio, cara, addio, mia dolcissima madre. Escono dal cuore questi versi, escono dal cuore, si sente. Abbiamo anche qualcosa di Umberto, un momento, anche di Gabriele D'Annunzio, ecco, diciamo questo che conosciamo un po' di più. Nacque a Pescara nel 1869, studiò al Cicognini di Prato, morì a Gordone il 1938. Lui affrontò quella tale impresa che noi tutti conosciamo, quella di Fiume, durante la Prima Guerra Mondiale, Gabriele D'Annunzio. E l'ha chiamato Consolazione. Non pianger più,
torna il diletto figlio alla tua casa. È stanco di mentire. Vieni, usciamo. Tempo è di rifiorire. Troppo sei bianca. Il volto è quasi in giglio. Vieni, usciamo. Il giardino abbandonato serba ancora per noi qualche sentiero. Ti dirò come sia dolce il mistero che vela certe cose del passato. Ancora qualche rosa è nei rosai, ancora qualche timida erba odora. Nell'abbandono il caro luogo andrà, sorriderà se tu sorriderai. Ti dirò come sia dolce il sorriso di certe cose che l'oblio afflisse, che proveresti tu se fiorisse la terra sotto i piedi? No, è una domanda. Che diresti, che proveresti tu se fiorisse la terra sotto i piedi all'improvviso? Tanto accadrà. Ben che non sia d'aprile, usciamo. Tanto accadrà. Beh, anche lui si sforzò molto perché sappiamo la vita che condusse Gabriele D'Annunzio. Una vita lussuosissima, nel lusso, nell'amicizia con gli altri, nella turbolenza del suo carattere, nel partecipare a tutte le manifestazioni con un umore proprio brillante. Ecco, fu una vita molto brillante e si vede anche dal posto in cui studiò. Lui uscì dal Cicognini di Prato, dove condusse gli studi superiori, l'università e via il resto, e tutta la vita sua la condusse in un'aurea di grandezza, di allori, di belle imprese, di imprese importanti. Va bene. E un'ultima poesia, un po' triste, perché Alda Merini, che è una nostra contemporanea, Merini è proprio del 1900, è nostra contemporanea, Alda Merini, un'altra vita molto tormentosa, molto inquieta, lei ha subito anche un ventennio in manicomio, perché la sua forza, la sua stravaganza, la sua vita all'impronta di una libertà, ecco, che lei concepiva così, fu presa e messa in manicomio, quindi trascorse un ventennio buio. Quando uscì, lei riprese la sua vita più saggia, più tranquilla, ecco, e forse in quel periodo scrisse questa: le madri che non cercano il paradiso, di Alda Merini. Forse non tutti la conoscono, ma Merini invece è un personaggio del nostro tempo, è una donna vissuta, torturata, sacrificata, che ha sentito molto le pene della vita. Le madri non cercano il paradiso io l'ho conosciuto il giorno che ti ho concepito. Perché vuoi morire? Non ti ricordi la tua tenera infanzia? E quanto hai giocato con me? Perché vuoi inebriarti della tua anima? Tu stai uccidendo tua madre, eppure non riesco a dimenticare i gemiti del parto. Anch'io quel giorno sono morta quando ti ho dato la luce. Tu sei peggio di qualsiasi amante, figlio mio. Non mi abbandonare. Sono parole struggenti di una mamma, veramente. Leggendo la vita ci si commuove, si vede proprio la sofferenza di una persona che dalla vita ha dato molto e ha avuto pochissimo e ha molto sofferto. Con questa chiudo, ecco, l'idea che ci potremmo rivedere ancora con altre poesie, altri scrittori, altre cose belle. Va bene, Gino? Grazie, Pinuccio, ci ha regalato questi... Prego. Niente di più. Dicevo, grazie di averci regalato questi versi, anche per come ce li hai presentati, questi nove autori. Sì. Quindi grazie. Ci potremmo aggiornare... Grazie. Possibilità, sai com'è, con la quarantena si è portati, diciamo, a riflettere un po' di più sulle cose,
cosa che dovremmo fare sempre, ne abbiamo bisogno, perché il nostro rapporto col mondo non è stato sempre corretto. Noi abbiamo messo, se consideriamo questo, noi abbiamo messo in ginocchio il mondo, che adesso ci sta dando una risposta. E questa risposta credo che ce la meritiamo tutti, se non correggiamo un po' la rotta della nostra vita, che non deve essere di sfruttamento di quello che abbiamo intorno, ma deve essere di solidarietà, di giustizia, ecco, di sensibilità verso gli altri e verso chi, soprattutto verso chi ha bisogno. Grazie Gino. Grazie a te Pinuccia, naturalmente la prossima settimana avremo modo di approfittare nuovamente della tua collaborazione, di un nuovo collegamento. Anna? Sì, Gino, ho sentito, complimenti per la scelta anche delle poesie. Io adoro Ada Merini, mi piace tanto, e non conoscevo quella poesia che ha letto poco fa. Le madri che non cercano il paradiso. Brancia, che è una bella poesia che le dedicava alla mamma. E poi un'altra poesia che mi piace molto è quella di Pierpaolo Pasolini, Supplica a mia madre. Comunque la riflessione sul nostro modo di cambiare stile di vita, diciamo così, io concordo perfettamente con quello che lei ha detto poco fa, per cui vedo che però insomma stentiamo a cambiare i comportamenti, non so se ci stiamo peggiorando, non vorrei, però è giusto che dovessimo, come dire, prendere in mano tutti quanti la nostra esistenza, riflettere e cercare di andare prendere una strada diversa, quella che giustamente lei ha indicato. Grazie. Anna, siamo tutti peccatori, però se prima di commettere un atto riflettessimo tutti un momentino, ecco, conteremmo, sai come diceva Napoleone, no? Contare fino a 10 prima di dire o di fare qualcosa. Se noi riflettessimo un momentino su quello che noi facciamo, io credo che saremmo tutti diversi. E speriamo che questa pantomima ci abbia insegnato qualcosa sotto questo punto di vista, ad essere diversi, cioè diversi ma più buoni e più aperti verso gli altri, su chi ha bisogno. È vero Anna? Sì, io proprio questo auspico. In questo periodo ho raccontato tante storie di chi stentava a farcela, di chi l'ultima è stata quella di un collega che ho sentito l'altro giorno avantieri, è uscito dal Covid di San Milano, è riuscito, profondamente cambiato, mi raccontava delle morti che ha visto, di questo casco che aveva in testa tipo palombaio, che non riusciva a respirare e che ha lottato fino alla veramente in una maniera estenuante, e comunque ce l'ha fatta e ha vista tanta di quella sofferenza. Mi diceva: io ne sono venuto fuori diverso, però il mondo che sto vedendo è quello che ho lasciato 27 giorni fa, perché era lì a Milano, è stato 27 giorni in terapia intensiva, 56 anni, quindi non nemmeno molto avanti negli anni, per cui insomma questa cosa che mi ha raccontato mi ha veramente fatto pensare, fatto riflettere. Quindi già il fatto di non essere stati noi colpiti, dobbiamo essere grati al Signore e a come, insomma, come ci è andata. Quindi cerchiamo di essere più buoni, di non essere l'uno contro l'altro. Il rischio c'è, perché io navigando anche sui social vedo veramente tanto malumore, tanto mettersi l'uno con l'altro, però dobbiamo superare tutto questo, perché ci insegnano perché non è giusto. Che per arrivare tutti questi poemi che ho letto ci insegnano che
il dolore ha una funzione catartica, cioè ha la funzione di farti riflettere, di farti cambiare, di darti nuove idee. Ma perché dobbiamo passare tutti per forza dal dolore? Ecco, su questo io non riesco a rassegnarmi. Noi abbiamo un cervello, abbiamo un'intelligenza, dobbiamo essere solo più riflessivi e pensare a quello che veramente conta nella vita. Non che dobbiamo per forza addolorarci, per forza star male, per forza soffrire per capire certi valori concreti e profondi della vita. Non capisco adulte, formate. Se non si passa dalle difficoltà, anche per esempio io parlo di persone che devono rimboccarsi le maniche e si mettono insieme per fare il numero, io parlo anche di tante associazioni di volontariato per esempio, se uno non prova sulla propria pelle o su quella dei familiari qualche cosa che è andata male, raramente ho trovato chi si è messo a capo di qualche associazione perché il cuore batteva in una determinata maniera. È giusto quello che dice, però forse è proprio dal dolore che nasce altro, ecco, non deve essere così, ma io da giornalista è quello che registro. Ed evidentemente passandoci uno diventa più forte e più guerriero, ecco, la forza forse deriva da quello, sì, che forse questo altro. È vero. Provare certe sofferenze nella vita insegna purtroppo, cioè provarle, ecco. Se uno non le prova, usualmente lo diciamo, se uno non le prova certe cose non le sente. No, noi dobbiamo essere persone più mature, che dobbiamo capirle anche senza passarci in maniera traumatica. Le dobbiamo capire, Benissimo. L'epoca che stiamo vivendo, le sofferenze, ma noi stiamo passando delle sofferenze, stiamo facendo dei sacrifici, il non uscire, il non fare più le cose che desidereremmo fare, andare dove vorremmo, facendo dei sacrifici. Tu pensi, come me, che serviranno a qualcosa tutti questi sacrifici che stiamo facendo? Speriamo. Mi piace pensare di sì, perché altrimenti, sì, mi piace pensare di sì, che serviranno a qualcosa, sono funzionali a qualcosa di buono. Diamoci tutti questa speranza, no? Dobbiamo essere ottimisti. Pinuccia, grazie Pinuccia, noi siamo ottimisti. Siamo ottimisti. Oggi stiamo facendo gli auguri per domani, per la festa della mamma. Dobbiamo essere ottimisti. Volevo semplicemente ricordare quando facevamo riferimento ad Alda Merini, l'amico scomparso, il professor Giuseppe D'Ambrosio Angelillo, che ha trascorso a Milano insieme alla poetessa Alda Merini proprio negli ultimi anni della sua vita, ecco. L'ha accompagnata e poi purtroppo anche lui ci ha lasciato. Allora, auguri Pinuccia, auguri a te. Grazie, anche insieme ci siamo scambiati dei pensieri, speriamo tutto per il meglio. Ce lo auguriamo, grazie, buona serata, buona serata, ciao Pinuccia. Ringraziamo Pinuccia e quindi ci incamminiamo verso la conclusione del programma. Prima però voglio sfogliare alcuni articoli, perché sappiamo e abbiamo letto, lo abbiamo ascoltato, sì, leggo qualche commento, della sentenza del TAR a proposito del provvedimento della Regione Calabria, perché era stato impugnato il provvedimento dinanzi al TAR dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, insomma, dal Ministro Boccia, che lo aveva già anticipato sui media.
Ora, diversi commenti ci fanno notare che non è la sola regione che ha poi disciplinato differentemente rispetto ai DPCM. E quindi leggo, la politica, scoppia la polemica sui barbieri, Emiliano nel mirino della destra. Qual è il problema? Il governatore sui parrucchieri spiega, decidiamo solo con il governo. E Fitto risponde, e allora perché hai firmato l'ordinanza? Arriva il permesso ad andare per funghi. Insomma, diversamente dalla Calabria, dice Emiliano, la Puglia non consentirà aperture in contrasto con le disposizioni nazionali in materia di sicurezza sul lavoro, ma c'è il fatto che Fitto mette appunto in evidenza che comunque c'è una distonia tra il provvedimento regionale e il DPCM. E che volete farci? Il bello della politica è questo, che a seconda di chi governa i comuni, le regioni e anche il nostro Stato, si interpreta diversamente quello che a noi sembra evidente, molto semplice. Altro settore in cui non c'è ancora una unità di intenti è la scuola. Dalla maturità rientro in classe, perché dicono gli insegnanti, i presidi che sono pronti, ma resta il fatto che le linee guida, insomma, le scelte devono essere fatte con un certo anticipo, non si può pretendere che si dica fra 10 giorni si torna a scuola, o fra 10 giorni si va a fare gli esami, senza poter preparare con un congruo anticipo le famiglie, gli stessi studenti. Insomma, è vero che siamo in emergenza, però la politica non ci dà il giusto contributo. Dai lidi alle sagre, la Puglia riapre con un manuale delle regole. Università e medici definiscono un documento che fissa regole per le attività. Ai ristoranti distanza di 1 metro e 80 centimetri. Capone, ora il confronto. Insomma, gli argomenti sono tanti, ma ne parleremo la settimana prossima. Vediamo un po', andiamo un po' a guardare il Corriere della Sera, che cosa ha pubblicato in prima pagina. Bar e ristoranti si apre così, distanza da 2 a 4 metri e protezioni. Milano, sala contro la Movida, pronto a chiudere, fantastico. Noi dovremmo prendere tutti gli articoli e verificare come i singoli sindaci e politici hanno cambiato idea nel giro di poche ore, non giorni, poche ore. Allora, le scelte in tema di emergenza sanitaria. Bar, scuola e stranieri, le regole degli scienziati. Tra i tavoli e il ristorante dovranno esserci fino a 4 metri. Mamma. Avviso sulla sanatoria dei migranti, pericolo infezioni. Mattarella. La nostra coesione consente la ripartenza. Ecco, io sì, il Presidente vede una certa coesione e ognuno ha il suo riferimento. Certo, il Presidente della Repubblica, Anna, che cosa deve dire, che cosa deve vedere? Non è che può vedere che al governo non vanno d'accordo, che non si capisce nulla, che DPCM stanziano soldi che non arrivano. Insomma, deve tenere unito il Paese. Solamente che in qualche volta ci vorrebbe un professore degli altri tempi, quelli che prendevano dalle orecchie gli studenti e li sollevavano da terra, come bisognerebbe fare con qualcuno che ci sta amministrando oggigiorno. Ritorna in classe. Alla riapertura delle scuole a settembre non saranno usati termoscanner. Ma insomma, non è che alla fine questi termoscanner li utilizzeranno solo le aziende, quelle da 2-3 dipendenti, cioè non lo so, certo che è una cosa strana, oggigiorno non sappiamo ancora questi termoscanner dove sicuramente si dovranno utilizzare, a chi sì no, ma come funziona questo discorso? Che cosa cambia? E concludiamo con quel che cosa cambia, pranzi e cene prenotati per scongiurare le code. Questo è il fatto che qualcuno rimarrà senza posto, perché se su prenotazione e se i ristoranti ridurranno di parecchio i posti, c'è il rischio di rimanere, almeno nei periodi in cui ci sono delle ricorrenze particolari,
senza posto, senza spazio. Prima di andare al ristorante bisognerà effettuare la prenotazione, perché non sarà possibile sostare all'esterno del locale per evitare assembramenti. I tavoli dovranno essere distanziati anche i commensali, a meno che non siano conviventi, dovranno mantenere una distanza che dovrebbe essere di 1,20 m. Ora, questo non saranno conviventi e ce lo devono spiegare che cosa significa, perché uno può essere convivente anche da 10 giorni, una settimana, cioè questa convivenza deve avere un periodo tanto lungo, anni, decenni, ma comunque io mi vedo poi il ristoratore che risponde a telefono e fa queste domande quando prenotano i tavoli e che quando arrivano gli chiede anche l'informazione, perché glielo devono chiedere quando arrivano, ma la responsabilità di chi sarà, mi chiedo, del ristoratore o del soggetto che può aver detto di vivere con la signora che, con cui vanno a pranzo o a cena? Ma insomma, molto... Ma poi, Anna, io voglio dire una cosa, ma sull'acquaviva gioia... No, 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 scusami, sono... ma... Alla fine non so che cosa faranno, perché no, Gino, ma... cambiano sempre, come giustamente dicevi tu, ma cambiano perché le pressioni che si fanno tra di loro, la politica, no? Fa le sue pressioni. Ma dico, sì. Hanno fatto riaprire tutto prima del previsto, quindi forse chi tira la giacca da un lato, chi tira la giacca dall'altro, quindi siamo in balia delle onde, diciamo così, ma perché riflettendoci, ma non è possibile, ma io devo dire con chi vado, cioè diventa uno stress, scusami. Questo è assembramento di pranzi e cene prenotati, ma quegli assembramenti dalle parti di Rutigliano, sull'Acquaviva Gioia, dove ci sono queste donne in minigonna con le cosce fuori, cioè nessuno li nota, là non si va a fare i controlli, non sono assembramenti. Rompete le scatole sui navigli, andate a controllare anche da quelle parti, cioè, ma io vorrei capire, i ragazzi si mangiano una pizza e magari si prendono la sanzione in piazza da qualche parte e una prostituta non fa assembramento, come funziona? Accetta la prenotazione. Cioè, ma stiamo veramente nel paese di Arlecchino? Chiedo scusa, Anna, ma quando ci vuole, no, ci no, vuole. Ma non è possibile. Qua il rigore deve essere per tutti. Ce le facciamo tutti, ma non riesco proprio a capire, anche perché il parrucchiere sì, il parrucchiere no, e non si apre, poi si apre. Adesso ancora il parrucchiere, cioè no, non è allora, possibile. Allora, attenzione, prendete nota perché... È importante come ci si dovrà comportare. Quando si sta seduti non serve la mascherina, che dovrà essere invece indossata quando ci si alza per andare al bagno o alla cassa. Ora io mi chiedo, se la mascherina io la devo togliere, la devo appoggiare da qualche parte. Se la mascherina l'appoggio su una zona che è contaminata, non so per quale motivo potrebbe essere contaminata, poi che faccio? La indosso. E se io ho toccato a tavola non so che cosa, o mi sono toccata le labbra, poi quando indosso la mascherina, posso toccare la mascherina e l'accetti? Cioè come funziona? Ci sarà anche il posto dove appoggiare la mascherina? Io sto dicendo delle fesserie, ma perché? Sappiamo bene che quando si va al ristorante o in pizzeria ci potrebbe essere anche la difficoltà di appoggiare il cappotto o la giacca, figuriamoci poi dove si appoggerà la mascherina. Non ci saranno altre possibilità di spostamento all'interno dei locali. Quindi, scusami Anna, la pipì si può fare, ma se poi suona il telefono e uno vuole uscire a prendere la telefonata, non si può fare. Così interpreto io. Anche io. Il personale di sala, i cuochi e chi sta in cucina dovranno sempre indossare le mascherine e i guanti. Alle casse, all'ingresso, dovranno esserci dispenser. Va bene. Nei locali tutti seduti, anche se all'aperto. Una serie di regole dovranno essere seguite dai bar, ma anche pub, pasticcerie, gelaterie e tutti i locali di vendita di cibo e bevande, per garantire la ventilazione nei locali, il lavaggio delle stoviglie, le misure per l'igiene individuale del personale, che dovrà usare sempre la mascherina e i guanti. La distanza dal bancone dovrà essere di 1,20 m, 2 metri dagli altri. Quindi io la prima cosa che comprendo è che tutti ci dobbiamo comprare il metro, o no? Anzi, il 2 metri, perché dobbiamo misurare queste distanze. Non si potrà comunque, ci auguriamo che mettano insomma i cerchietti per terra,
Non si potrà comunque stazionare all'interno o fermarsi in più persone in attesa di essere serviti. Gli scienziati raccomandano di favorire la sistemazione dei tavoli all'aperto, anche se i clienti dovranno stare tutti seduti e non sarà possibile fermarsi in piedi in gruppo come accadeva prima dell'epidemia. Dovranno esserci erogatori del disinfettante, tutti i locali dovranno essere sanificati e puliti più volte al giorno. Poi mi spiegheranno questi costi, chi li dovrà pagare più volte al giorno. Chi dovrà pagare questi costi? Se è giusto che tutti questi costi vengano pagati dall'esercente e se non si rischia che l'esercente riporti questi costi sul servizio, sul prodotto che sta vendendo, quindi facendolo pagare al consumatore. E se i controlli andranno a verificare se nel servizio che viene svolto, per abbassare il costo del prodotto, per poter recuperare il costo dell'igienizzante, cioè voglio dire, se diminuirà sulla pizza non so, il prodotto, la mozzarella, il sughetto, il condimento di qualche pietanza, chi controllerà tutto questo in uno Stato che non è stato capace di controllare il passaggio dalla lira all'euro? Lo chiedo a voi che siete i nostri politici. In ascolto, ce ne sarà qualcuno. Allora, Stuart e distanze. Credo che tutto questo scoraggi veramente. E certo, troppi paletti, non è possibile. Le idee per le spiagge, Anna, le idee per le spiagge, ecco, le idee per le spiagge. Entro la fine della settimana gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico. Ah, non hanno ancora. Entro la fine della settimana, c'è qui campa cavallo che l'erba cresce. Ma questi esperti, tanto esperti da non darci subito queste situazioni, cioè noi stiamo, fra un po', festeggeremo l'inizio dell'estate e stiamo ancora a decidere, ma io casco dalle nuvole. Senti Gino, ma l'elenco di questi esperti, io non lo so, non l'ho mai visto. Certo la mia rassegna stampa non è la tua è più attenta ed è più ampia. Forse mi sono persa qualche elenco contenente i nominativi di questi scienziati, di questi. Sono tanti, non si possono pubblicare perché essendo tanti ci vorrebbe parecchio spazio e occuperemmo tutte le pagine. Vabbè, ma li paghiamo noi, scusa, nei cittadini, o sbaglio? E noi paghiamo loro, ma non lo spazio sul giornale. E quindi lo giornale, gli spazi sul giornale in televisione devono essere dedicati ad altro. Non può pagare, cioè voglio dire, certamente ci sarà un luogo dove poterlo leggere, anche su un sito, non dico sui giornali forse, dobbiamo vedere, insomma, perché io a questo punto mi chiedo, con persone capaci, con persone competenti, ancora oggi sappiamo che è un fatto nuovo, che è tutto quello che vuoi, però chi lavora è un po' stufo di sentirsi dire tutto ciò. Sì, però noi dobbiamo andare in spiaggia, Anna, quindi ascoltiamo bene. Entro la fine della settimana gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico dovranno fornire il parere su come andare negli stabilimenti balneari. Al momento la misura su cui si discute rimane quella di 10 metri quadri per ogni postazione. Lettini e ombrelloni, in modo da garantire il distanziamento tra i clienti, che dovranno comunque prenotare in anticipo l'ingresso e comunque andare scaglionati per evitare gli assembramenti nelle aree comuni, dove dovranno essere eseguite le stesse regole di bar e ristoranti per quanto riguarda i posti di ristoro. Vietato l'accesso ai venditori ambulanti e a chi non ha il posto. Saranno utilizzati gli steward per regolare la permanenza sugli arenili e anche l'uso delle attrezzature comuni che dovranno comunque essere sanificate. Insomma, concludiamo così perché più leggiamo e più ci rendiamo conto che siamo ancora in un periodo di incertezza, per non dire di confusione. E purtroppo noi giornalisti dobbiamo fare la nostra attività, dobbiamo pubblicare, dobbiamo intervistare, dobbiamo scrivere e quindi siamo costretti a mettere in risalto le indecisioni e questi esperti che evidentemente non si mettono d'accordo
e chi tira l'acqua da una parte e chi dall'altra, e non abbiamo ancora un risultato definitivo. Certo è che è troppo semplice far pubblicare o decidere le linee guida quando avremo scoperto che il coronavirus non c'è più. Cioè, gli esperti servono a vincere la guerra quando c'è la battaglia in corso, perché è troppo comodo dire dopo, quando abbiamo vinto la battaglia, consigliamo di fare questo e quest'altro. In quel caso non si parla di scienziati, ma si parla di opportunisti, sia della politica che della scienza, per quello che mi riguarda. Le persone che sono competenti e che si assumono le loro responsabilità, le linee guida le pubblicano in anticipo per fare in modo che la società possa vivere meglio e seguire delle regole, perché come abbiamo detto prima, dove ci sono delle ombre, degli spazi grigi, dove c'è l'incertezza, il cittadino poi trova spazio e trova quindi la possibilità degli assembramenti. Anna, concludiamo perché abbiamo terminato il nostro spazio. Facciamo le mamme in ascolto. Certo, certo. Ah, dimenticavo che domani sono aperti, a proposito di aperture, anche i fiorai, che hanno vissuto un momento anche loro di grande sofferenza, ma domani, almeno per quanto riguarda la mia città, parlo di Sant'Eramo, c'è l'ordinanza che possono essere aperti, quindi si possono acquistare i fiori e si possono acquistare anche i dolci, ma credo anche ad Acquaviva nella stessa cosa. E come dire, dobbiamo chiedere a Boccia, non lo so a chi dobbiamo chiedere, perché qualche volta possiamo avere l'onore di avere un nostro conterraneo, sì. Ma i nostri conterranei non vengono, anche se invitati, non si piegano a chiacchierare con chi poi li ha portati a sedere in certi posti di potere. Va bene, detto questo, credo che io meglio che facciamo gli auguri, ci lasciamo con questi auguri a tutte le mamme, e a te Gino, buona domenica, e mi raccomando, auguri alla tua mamma. Che cosa porterai, un fiore o un regalo? Oggi ho fatto il monello. Dimmi. Ho fatto il monello, ho detto devi stare ancora in quarantena, e quindi la mamma se l'è presa, e quindi per recuperare questa mia birichino, ho dovuto mangiare il minestrone, cara Anna. Ha fatto bene, ti tiene bene in linea. Io sono andata al cimitero oggi, sono uscita. Sei uscita? Sono andata al cimitero. E quindi oggi è la prima volta della tua uscita dalla quarantena? Ho detto il 9 marzo, sono solo uscita una mattina per andare in banca, avevo una cosa che dovevo fare. E quindi è la seconda volta. Sono uscito un caldo. Sono tornata a casa sudatissima, che avevo là il cappotto che avevo lasciato. Il 9 marzo sono venuta a fare la trasmissione da te, ti ricordi? Sì, nel tuo compleanno. Ricordo bene. Non sono più uscita. Ci hanno rovinato. E oggi volevo andare a trovare i miei cari al cimitero, ci sono andata, ho messo il cappotto e poi mi sono resa conto era in ordine, che non era il caso. Era in ordine. Faceva molto caldo. Era in ordine il cimitero? Sì, veramente, la mia cappella, c'erano i fiori secchi e quindi non sono riuscita, va pulito. La settimana prossima. Però, diciamo, ho trovato tutto falciato e quindi c'era tanta gente, ecco, molti, non ho trovato un parcheggio, sono andata in fondo fuori dalle zone preposte per parcheggiare, dai parcheggi stabiliti, e quindi ho dovuto fare anche un po' di cammino, ma ho fatto bene. Parleremo. Gente, quindi il culto dei morti è sentito, andare a trovare i propri cari, forse anche le proprie mamme, perché domani, domenica è chiuso. Parleremo di questo la settimana prossima, Anna. Parleremo di questo la settimana prossima, anche perché ci metteremo in contatto con il sindaco di Sant'Eramo, Baldassarre, qualche consigliere comunale, per parlare di Sant'Eramo anche, quindi di tutte quegli argomenti di cui avevamo fatto cenno nelle scorse puntate. Lasciamo voi tutti a questa conferenza stampa, quindi avrete la possibilità di ascoltare gli esperti, i pediatri, i medici d'Adamo, Romanelli, Saldutti,
e i medici di medicina generale a Batecola e Ventura e il dottor Vito Del Monte, responsabile della rianimazione dell'ospedale Miulli e quindi colui il quale è stato il riferimento dell'ospedale Miulli per il Covid-19. Grazie di averci ascoltato, di averci seguito e di aver partecipato a questa trasmissione, a questo programma, per la maggior parte dedicato alla festa della mamma. Auguri a tutte le mamme. Grazie Gino, auguri a tutte.